Ciao a tutti, io sono Yuri ed oggi voglio farvi fare un tour completo della mia palestra. Oh sì, benvenuti e bentornati a tutti quanti. Oggi finalmente voglio fare insieme a voi un tour completo e dettagliato del mio studio di personal training, fisioterapia, eccetera, eccetera. Perché sì, io vi ho portato con me nelle varie fasi di realizzazione di tutto quanto. Infatti, se non avete visto i video a riguardo, c'è un'intera playlist apposita in cui mostro passo passo come ho fatto per realizzare tutto questo. Però non avevo mai fatto ancora un video finale in cui mostravo il risultato concluso, diciamo, anche perché stavo aspettando di realizzare il nuovo Super Power Rack che ho appena finito e ho appena caricato il video, quindi se ve lo siete perso andatevelo a recuperare. Però ora non ho più scuse e quindi direi che è giunto il momento di fare questo bel tour in cui vi mostro passo passo tutto quello che ho messo all'interno di questo mio studio, sia la parte di attrezzatura che anche la parte invece di living, possiamo chiamarla. E se può interessarvi vi illustro anche il costo di tutta l'attrezzatura che ho dovuto acquistare o che già avevo, in modo tale da avere un'idea del totale di tutto quello che ho speso per realizzare questo mio studio. Anche perché molti di voi mi hanno scritto dicendomi che avevano in mente di un progetto molto simile al mio, quindi aprire un loro studio di personal training o di fisioterapia o qualsiasi altra cosa, chiedendomi un po' all'incirca quanto avevo speso, come mi ero organizzato, eccetera eccetera. Quindi direi che non perdiamo tempo in altre chiacchiere inutili. Voi mi raccomando iscrivetevi subito al canale schiacciando il tasto qua sotto e attivando la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate anche un mi piace, commentate qualsiasi roba. Partiamo con il tour. Allora, direi di partire in ordine e quindi prima cosa che vediamo è l'ingresso. Questo è il mio ingressino, come vedete porta d'ingresso. Appendi abiti, appendi cappotti che mi ero realizzato già nella vecchia Home Gym, se ve lo ricordate. E qui c'è un bellissimo divanetto che ho realizzato sfruttando due semplicissimi bancali recuperati a casa, quindi completamente gratis, e questi bellissimi cuscini che ho preso su Amazon, spesa 80-90 euro, una roba del genere. Quindi con 90 euro avete un super divanetto di design per l'ingresso che ho messo insieme a una bella pianta finta, così non devo bagnare, e il portaombrelli IKEA. Avete fatto il vostro super ingresso. Ah, ovviamente di tutta quanta l'attrezzatura che riesco a recuperare il link che ho acquistato ve lo lascio qua sotto in descrizione, quindi se vi interessa qualsiasi cosa di quello che vedete in questo video andate qua sotto in descrizione e trovate il link per andare a comprarlo. Procedendo dall'ingresso abbiamo innanzitutto questo separé che ho posizionato per creare un po' di separazione, diciamo, tra la sala d'attesa e il resto, anche questo IKEA preso nell'angolo occasioni, consiglio spassionato, fate sempre un salto all'angolo occasioni dell'IKEA perché trovate tutta quanta la roba che in pratica usavano in esposizione o che è un minimo danneggiata e quindi la svendono a prezzi davvero bassi e per sto roba qua forse ho speso altri 80 euro. Comunque fa il suo dovere. Da questo lato invece abbiamo la postazione scrivania, composta da due belle seggiole stile nordico. Come vedete c'è sempre il richiamo legno nero, nero legno, ovunque, perché mi piace molto. Comunque due sedie stile nordico che ho preso al GISC, cercherò un link se lo trovo. E invece scrivania molto basic, molto semplice, ma che mi piace molto, composta da due cavalletti in legno nero e un asse di legno, un listellare in legno di abete, penso, non mi ricordo. Ho preso tutto quanto al Leroy Merlin, spesa sedie 40 euro l'una, se non sbaglio, 20 euro di cavalletti e la tavola in legno altri 30 euro, una roba del genere. E infine, per concludere la mia postazione, alle spalle della scrivania ho questo mobiletto IKEA, anche lui, quindi spesa, mi sembra che questo venga sugli 80 euro, che mi serve quindi da ripostiglio dove tenere le varie carte, varie cose eccetera eccetera, ma soprattutto che mi serve per come angolo caffè, perché qua sopra abbiamo questa bella postazione da caffè con una macchinettina molto carina, piccola ma efficace, perché devo dire che il caffè è buono, è un Nespresso di cui non ricordo il modello, ma che vi lascio il link qua sotto in descrizione, insieme ad una bellissima pianta grassa che fa sempre atmosfera. E qua sopra, ovviamente,
un po' dei miei attestati incorniciati che fanno sempre figo. Molto bene, intanto ho tolto la felpa perché stavo morendo di caldo. Direi che procediamo prima di tutto nella sezione lettino. E quindi qui troviamo il mio bel lettino, il primo ed unico che ho mai avuto, ovviamente nero, che si trova su Amazon, se non sbaglio, tra i 120 e i 130 euro. Trovate degli ottimi lettini di qualità. Là dietro abbiamo invece un altro mobiletto composto sempre dallo stesso mobile IKEA. Sono tre di quelli là messi assieme, quindi sempre un 80 euro l'uno, in cui ho posizionato all'interno varie chincaglierie. Qua sopra, adesso vi faccio vedere nel dettaglio questi abbellimenti, tra cui il mio bonsai Lego, stupendo, altre piante finte, eccetera eccetera. E mentre sotto troviamo vari attrezzini, materassini, hobby wheel, carrucola per il tavolo da braccio di ferro, vari libri che danno sempre un tono, degli asciugamani, degli palline e accessori vari per mobility, guantoni e negli armadietti sotto, eccetera eccetera. E quindi procediamo veloci verso la parte più interessante. Qui vi faccio vedere semplicemente che abbiamo la porta del bagnetto. No, penso che vi possa interessare più di tanto. Partiamo con la sezione veramente interessante, area training. E prima cosa da menzionare direi che è la bellissima pavimentazione. Queste sono delle mattonelle gommate da 15 mm grana ultra fine, infatti sono liscissime, si puliscono che è un piacere, ovviamente gentilmente fornite dai ragazzi di Giva Fitness. Ve lo ripeto ogni volta, ci ho già fatto un intero video a riguardo che se l'avete perso andatelo a recuperare. Queste mattonelle sono le migliori per rapporto qualità-prezzo, perché la qualità è veramente assurda, il prezzo è veramente bassissimo e quindi non posso fare altro che consigliarvi Giva come fornitore di mattonelle, e non solo, perché hanno ampliato tantissimo il loro catalogo aggiungendo anche tantissima attrezzatura da allenamento. Quindi consiglio vivissimo, andate a farvi un giro sul sito Giva Fitness. Ma procediamo a... spesa per questo pavimento gommato sarebbe intorno ai 600 euro, se non sbaglio, visto che sono 25 metri quadri di mattonelle. Beh, il calcolo non ci voglio dire farlo, erano intorno ai 600 euro. Ora quindi direi che partiamo da questo lato e pian piano facciamo tutto quanto il giro. Qui abbiamo come sempre il buon vecchio tavolino da braccio di ferro che mi sono costruito ormai tanto tempo fa e che recentemente ho modificato per fare in modo che sia, che fosse pieghevole, e spesa per questo praticamente nulla, perché avevo realizzato tutto con materiali di scarto. Andate a recuperare i video in cui lo realizzo. Qua sotto notiamo però delle belle kettlebell, ci sono sia quelle vecchie, se ve le ricordate, che sono conciate abbastanza male, che invece qualche nuova aggiunta. Queste qui sono le kettlebell competition che ho acquistato recentemente da No Brand Strength, un marchio italiano che rivende prodotti da importazione e quindi a prezzi veramente bassi ma di qualità comunque ottima, perciò consigliatissimo, andate a recuperare anche quello. E per queste due kettlebell, una da 16 e una da 20 kg, ho speso, se non sbaglio, 150 euro totali, quindi davvero poco. Quella è la vecchia 32 kg che avevo comprato ad 80 euro, se non sbaglio. Quelle lì le ho da forse 6 anni e non ho idea di quanto abbia speso. Possiamo sparare un 100 euro per quelle tre kettlebell da 12 e 16 kg. Procedendo da questa abbiamo, vabbè, la storica panchetta inclinabile, la mia primissima panca, e gli avevo dato veramente una cazzata dalla sezione Amazon Warehouse, quindi prodotti Amazon usati, tipo 60 euro, proprio una roba assurda per questa panchetta che si sta comportando ancora da Dio e che tengo perché una panchetta inclinabile comunque torna sempre utile. L'unica cosa che mi rode un po' è che è di questo grigio che non c'entra niente con tutto il resto, infatti fosse stata nera sarebbe stata davvero perfetta, ma troverò una soluzione. Procedendo di qui invece abbiamo un tocco di classe, questi sono i nuovissimi manubri esagonali gommati che vanno da... allora, il primo set che ho acquistato dalla Xenios va da 5 a 30 kg con salti di 2,5 e già era un ottimo set, diciamo, e ho speso all'incirca 1200 euro per quel set lì. Ultimamente però ho aggiunto anche dei tagli più piccoli perché per varie sedute riabilitative o comunque gente non così allenata mi servivano anche i tagli più piccoli, quindi mi sto facendo tutti quanti i salti almeno dall'1 ai 10 kg, quindi ho aggiunto dei manubretti un po' più piccoli da Kingsbox, che è una delle poche che ha anche i tagli più piccoli da 1-2 kg, e quindi ho speso altri 100 euro per questi manubretti più piccoli.
Devo dire che comunque molto contento della mia nuova collezione di manubri fissi che non avevo mai avuto in vita mia. Andiamo avanti, qui di fianco vediamo le mie buon vecchie parallele. Queste sono davvero ottime, me le sono costruite ormai più di un anno fa e si comportano da Dio. Spesa per queste appunto essendomele costruite siamo intorno ai 20-30 euro di ferro, ma neanche. Dietro alle parallele possiamo osservare le mie tre bellissime sandbag, rispettivamente da 45, 70 e 90 kg, tutte quante anche loro dell'Axenios, pagate adesso il prezzo esatto non me lo ricordo, ma all'incirca vengono dai 70, 80, 90 euro, una roba del genere, comunque sui 200 euro tutte e tre, e delle sandbag sono davvero un ottimo consiglio che vi do per la vostra home gym, perché ci fate un casino di cose non così convenzionali e molto più divertenti del solito. Di fianco alle sandbag abbiamo il mitico porta magnesite freestanding, sempre lui, il primo ed unico che mi sono costruito con questi pezzetti di scarto. Questa è una scodella dell'insalata, molto semplicemente, quindi costo zero, resa fantastica. E a fianco a lui il porta dischi, che ora ha iniziato a svuotarsi un po' perché ho aggiunto dei portadischi anche sul rack che vedremo fra un attimo. Qui sul portadischi troviamo i dischi in ghisa originari, primissimi, che ho acquistato anni e anni fa, per cui il prezzo esatto non lo ricordo. Ipotizzo, ai tempi costavano veramente poco, ipotizzo di aver speso 2,50 euro al chilo, 3 euro al chilo. Stessa somma che in pratica ho speso anche per quelli che mi sono costruito io invece, che mi sono fatto tagliare al plasma e che poi mi sono verniciato, per cui in pratica ho speso 2,50 euro al chilo. E quindi tutti quanti questi dischi, sommati agli altri dischi in ghisa che ho lì da 20 e da 15 kg, fanno un totale di... taglio perché devo fare il conto... fanno un totale di 190 kg di dischi in ghisa, quindi per 2,50 euro fate voi il calcolo, da sommare al mio bellissimo set di bumper Giva Fitness. Come vi dicevo prima, oltre alle mattonelle hanno iniziato a rivendere anche attrezzatura per l'allenamento, tra cui questi fantastici bumper. Questo per l'esattezza è un set completo da 100 kg con i 2 da 20, 2 da 15, 2 da 10 e 2 da 5. E questi bumper qua, ragazzi miei, costano 2,90 euro al chilo, quindi un prezzo davvero bassissimo per una qualità ottima. Il link per il sito è sempre qua sotto in descrizione. Non dimentichiamoci però qui di fianco i super drop mats dell'Axenios, di cui vi ho già parlato un pochettino nel video in cui spiego come faccio la mia pedana per stacco qua in studio, che sono di qualità davvero ottima. Ovviamente anche il prezzo è rapportato alla loro qualità, infatti se non sbaglio costano tra i 400 e i 500 euro questi due cuscinoni, ma ne è valsa la pena, devo dire. Ah, e non dimentichiamo nell'angolino lì nascosto il buon vecchio T-bar, che mi ero comprato anche questo molto molto tempo fa, quando ancora non costruivo molto, e quindi ho preferito comprarlo, l'avevo comprato su Amazon a tipo 30 euro. E quindi a questo punto finiamo direttamente sul bellissimo e nuovissimo Power Rack che ho appena realizzato. Che dire, allora l'avete già visto bene, avete visto come ho fatto per costruirmelo, per chi non avesse visto il video composto da tubolari quadri da 80x80 con dei fori da 25 mm molto in breve, è già predisposto per aggiungerci tanti molti altri accessori che nel tempo andrò a costruirmi, ma che volendo posso anche invece acquistare da Kingsbox, come ho fatto per esempio per questi bellissimi J-Cups, che sono veramente una bomba. Li ho comprati dalla sezione usato di Kingsbox, come avete potuto notare mi piacciono molto le sezioni usato perché si compra attrezzatura di qualità veramente buona a prezzi molto più bassi, perché come potete vedere, ah sì, hanno un po' di graffi qua nella parte in cui viene appoggiato il bilanciere, ma cioè servono a quello, e infatti anch'io andrò a graffiarli non appena li compro, e quindi che senso avrebbe prenderli nuovi e perfettamente immacolati. Veramente soddisfatto dell'acquisto. All'interno del racchettone troviamo anche la bellissima panca che mi ero costruito tempo fa prendendo ispirazione a quella di Filippo D'Albero, se vi ricordate, e quindi questa è la mia panchetta a tre piedi, tre gambe, così da non intrecciare il setup durante la panca, con le misure ufficiali IPF, quindi panca da competizione. Ah, prezzo per tutto questo, allora per il rack possiamo dire che ho speso all'incirca un 400 euro di ferro vario, di materiale,
che per un rack del genere sì, è veramente poco, considerando quanto lo si pagherebbe acquistandolo nuovo. Per i J-Cups che ho preso dalla sezione usato Kingsbox ho speso 60 euro, quindi davvero pochissimo. E per la panca ai tempi non ricordo, ma avevo considerato di aver speso all'incirca un 50 euro di materiale tra ferro, gomma piuma e pelle. Quindi questo è il mio bellissimo rack dal quale vado molto fiero, nella quale ho inserito anche, appunto, come vi dicevo prima, dei portadischi in più e dove sono posizionati i dischi più grossi. Ma procedendo, andando avanti, troviamo dei blocchetti che mi sono costruito per la pedana da stacco e che tornano utili anche per varie cose, come stepper, come rialzi, come qualsiasi roba, costo zero perché sono degli scarti di legno che avevo in garage, con sopra scarti di gomma anch'essa. Altri blocchetti, bandiera Garage Gym Italia, fantastica, non dimentichiamocela. Arriviamo, giungiamo finalmente anche alla super parete storage in cui ho appeso il mondo intero. Ora, pian piano, cerco di illustrarvi tutto quello che ci ho appeso. Ah, qua in un angolo abbandonato troviamo anche il giubbottino zavorrato che ho preso su Amazon a 50 euro e per la quale mi sono fatto realizzare le piastre apposite. Acquisto ottimo, direi, ma andiamo avanti. Partendo dal basso abbiamo il super log che mi sono costruito tempo fa. Andate a recuperare il video se ve lo siete perso e per la quale avevo speso giusto tipo 50 euro di tronco e 20 euro tra corde, maniglie, eccetera, eccetera, una roba del genere. 70 euro di log, possiamo dire. Salendo abbiamo la axle bar, quindi bilanciere diametro 50 mm che mi sono realizzato da questo tubo zincato da 50 mm appunto. Video già fatto, spesa 20 euro. Bilanciere da powerlifting, misure standard 29 mm di diametro, doppi marker agli 81, zigrinatura centrale, tutte le cose belle di un bilanciere da powerlifting. Davvero fantastico, sempre acquistato da No Brand Strength, quindi stessa marca delle kettlebell e vi garantisco ragazzi che è un affare perché il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo. Ho speso neanche 200 euro per questo super bilanciere che ho appeso tutti quanti qui con questo bel sistema di storage da parete, davvero ottimo. Salendo abbiamo tutta quanta la parte di attrezzini, prese varie che mi sono per il 95% costruito io, o comunque comprando le palline dall'Leroy Merlin, palline per la presa in legno comprate dall'Leroy Merlin, ci ho infilato una cordina, questa qua più grossa da 10 cm di diametro, stessa roba, una catena, il pin di caricamento per agganciarlo alla carrucola per fare tutti gli esercizi al cavo, le prese appunto da agganciare al cavo per lat machine, push down, eccetera, eccetera, che mi sono costruito. Ci ho fatto due video a riguardo, andatele a recuperare se volete costruirvi la sbarrona, quella rotante, il triangolo, la corda per i tricipiti. Poi cosa abbiamo? Vari collari, vari moschettoni, altri collari. Questi me li sono costruiti io, quelli a vite, diciamo da competizione circa. Manubri caricabili, sempre da 50 mm che mi sono realizzato un annetto fa. Ovviamente tutti i link ai video dell'attrezzatura che mi sono realizzato, anche quelli li trovate qua sotto in descrizione. E cos'altro abbiamo? Ah, dischi microcarichi da 1,25 e da 2,5 kg che mi sono fatto tagliare anche loro al plasma e per i quali quindi ho speso davvero una cazzata, tipo 6 euro l'uno i dischi da 2,5 e 3 euro l'uno o 4 euro l'uno i dischi da 1,25. Qui nell'angolo abbiamo delle vecchie glorie perché da tanto che tempo che non la uso sinceramente la Butter Rope, però torna sempre utile averla, una bella Butter Rope presa anni fa su Amazon, adesso si trovano veramente a poco, che ne so, anche a 40 euro da Amazon. Vecchie paralleline in legno che mi sono costruito tanto tempo fa e in più abbiamo delle recenti costruzioni tra cui questo qui che è la kettlebell caricabile per fare degli swing belli potenti e pesanti o altri esercizi tipo stacchi ucraini o duck walk. E invece da questa abbiamo la super mace bell, anche questo di recente costruzione,
per fare tutti quanti quegli esercizi di mobilità e stabilità di spalla, davvero consigliata. Possiamo dire, che ne so, una spesa totale di tutta questa roba, considerando il costo del ferro, il costo dei materiali, il costo della palla in legno, che non sono economiche. Alle Roy Merlin questa palla qui è tipo 10 euro. Posso dire, possiamo fare una 100 euro di spesa per realizzare tutte quante queste presine, accessori vari e belle cose che mi divertono molto. A fianco abbiamo anche la predisposizione, i ganci per appendere tutti quanti gli elastici, bande elastiche davvero utili per vari esercizi, sia per aiutarsi negli esercizi a corpo libero che invece come sovraccarico su altri esercizi al bilanciere, nel rack, e per le quali ho speso, sono due set completi, quindi che costano 30 euro l'uno, quindi 60 euro di bande elastiche da Amazon, sono ottime, vi lascio il link qua sotto. Anelli utilissimi, che consiglio sempre, ce li ho da sempre e questi costano una cazzata, 30 euro di anelli, e varie corde e la cinturina per zavorre che mi sono, diciamo, realizzato io prendendo una semplicissima cinghia da carico e una catena con un moschettone. Quindi ho preso 9 euro di cinghia, una catena, e con 15 euro mi sono fatto una cintura per zavorre con carico massimo 1000 kg. Ci avviamo verso la conclusione perché mancano giusto le ultime cose, tra cui il mio bellissimo sacco storico, perché questo è davvero la cosa che ho da più tempo, per il quale non so dirvi il costo. Per un sacco del genere all'incirca online si possono spendere 100 euro, 200 euro, una roba del genere. Io ce l'ho da sempre in casa, diciamo che è un cimelio di famiglia. Sotto di lui abbiamo il bellissimo box per vari box jump o tantissime cose, che questo qui mi ha mandato il mio caro amico Saverio di Saver Equipment, un brand, diciamo un marchio a conduzione artigianale, perché è lui che realizza tutti quanti questi bellissimi attrezzi per allenamento in legno. Quindi anche di lui vi lascio il link qua sotto in descrizione per andare a vedere il suo sito. Questo qui ci avevo fatto un video, me l'ho fatto arrivare smontato e me lo sono assemblato io. Spesa, mi sembra che il kit per questo box da assemblare sia sui 70 euro ed è un box misure standard, quindi 50x60x75 cm, standard da CrossFit. Qua sopra troviamo anche la mitica Breath Belt, un aggeggino un po' tecnico da gente un po' nerd, fisio o allenamento funzionale eccetera eccetera, che mi ha fornito il mio caro amico Marco Gelmini. E se siete interessati ad avere questa cintura ad un ottimo prezzo, se non sbaglio 120 euro, che è molto meno rispetto a quello che paghereste sul sito, fatemelo sapere che vi giro il contatto di Marco. E qui sopra abbiamo invece la super lavagnetta per segnare gli allenamenti. Accessorio fondamentale per qualsiasi home gym, se ancora non l'avete mi raccomando procuratevene una. Questa era una lamiera in ferro semplicissima che ho verniciato di nero e sulla quale scrivo con questi bellissimi pennarelli al gesso bianchi per scrivere sulla lavagna nera, consigliati. Per finire, ultimo angolo in cui troviamo una banalissima fitball, palla morbida presa da Amazon, il legnetto, diciamo la panchetta che vi ho mostrato nell'ultimo video allenamento per fare seal row, che se ve lo siete perso andatelo a vedere, semplicemente sgancio da qui come vedete e vado a posizionare tra le due parallele e così mi sono fatto una panca per seal row in 2 secondi agganciata. E infine, ultimissimo pezzo ma sicuramente non per importanza, la super assault bike. Proprio così, questa è una chicca che mi sono voluto regalare, ma che in realtà, silenzio, è davvero utilissima perché è un attrezzo cardio che rispetto alla media degli attrezzi cardio che si trovano in giro, quindi tapirulan o altre cose, costa anche meno, perché io questa l'ho pagata 1000 euro, niente di più. Con 1000 euro si porta a casa un attrezzo cardio che è davvero poco ingombrante e in uno spazio del genere che non è così grande è una caratteristica fondamentale, ma che è davvero un inferno, perché non so se qualcuno di voi l'ha già provata. Chi l'ha già provata sa di cosa sto parlando, questo attrezzino qua è infernale, infatti è anche chiamata Devil Bike. Quindi anche lei è consigliatissima, io l'ho comprata da Xenios insieme a tutto il resto, ma si può trovare anche da... ci sono molti venditori, praticamente tutti i brand di attrezzatura sportiva rivendono le Assault Bike. E quindi, molto bene amici, possiamo dire di essere giunti alla fine di questa avventura, perché abbiamo visto praticamente
tutto quanto, la maggior parte della roba che è presente qui nel mio studio personale, e a conti fatti molto approssimativamente, sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, sicuramente di qualcosa non mi ricordavo il prezzo esatto, ma all'incirca posso dire di aver speso sui 7.000 euro di attrezzatura, comprendendo proprio tutto quanto, anche quindi avete visto tutto quanto il mobilio e tutto quello che serve, l'occorrente diciamo basilare per poter aprire una propria attività di personal training o di fisioterapia, di allenamento, di chiamatelo come vi pare. Questo proprio per darvi un'idea anche a voi di quella che è stata la mia esperienza. 7.000 euro possono sembrare tanti, a me sicuramente un anno fa 7.000 euro sarebbero sembrati tantissimi, ma in realtà se ci pensate 7.000 euro per aprire una propria attività in cui puoi poter lavorare quotidianamente sono davvero poco, soprattutto se appunto investiti gradualmente, prima compri una cosa, poi aggiungi un'altra, metti da parte qualche soldo, ti fai aiutare anche dai tuoi genitori, da qualche amico, da qualcuno. Ovviamente questi 7.000 euro comprendono solo ed esclusivamente l'attrezzatura, perché poi non sto qua a raccontarvi tutte quante le spese invece più burocratiche per poter aprire un'attività o banalmente l'affitto del locale. Se piuttosto vi interessa anche tutta questa parte più burocratica sul come aprire un'attività che sia di fisioterapia, come nel mio caso, o comunque uno studio di personal training, come aprire un proprio studio, quali sono le spese ulteriori da fare e quali gli iter burocratici che non sono per niente scontati, se vi può interessare anche un video molto più tecnico con tutte queste informazioni, ditemelo qua sotto che potrei fare anche quello senza nessun problema, se può essere d'aiuto a qualcun altro che si trova nella mia stessa situazione. Io, detto questo, per il momento vi ringrazio come sempre, è stato un piacere mostrarvi tutta quanta la mia bella attrezzatura, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, se vi piace tutto questo, se cosa mi consigliate di aggiungere con i prossimi acquisti. Una cosa che sicura adesso voglio costruirmi è la rastrelliera per i manubri, perché lo so anch'io che lasciarli lì così appoggiati a terra non è un granché, quindi quello sicuro lo voglio aggiungere. Ho in mente tantissime altre cose, ma se avete dei suggerimenti da darmi qua sotto nei commenti io sono felicissimo di leggerli e magari svilupparli anche nel tempo. Detto questo, non so quanto possa essere arrivato a durare questo video, spero di non aver tirato troppo lungo, vi ringrazio e noi ci vediamo alla prossima.